Buonasera, ben ritrovati all'edizione serale di TG Cosmos. Andiamo subito alle notizie che hanno interessato oggi, mercoledì 2 dicembre. La cronaca, come sempre, in primo piano. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia sono intervenuti presso un esercizio commerciale di prodotti informatici nel quale era stato segnalato un furto. Accertando, come confermato dalle immagini del circuito di videosorveglianza, che una donna aveva asportato dagli scaffali del negozio un tablet e un hard disk esterno, riponendoli nella borsa e dandosi poi alla fuga. L'immediato intervento dei poliziotti ha consentito di bloccare la donna, una 45enne residente nel Vallo di Diano, trovata in possesso della merce rubata, poi restituita al legittimo proprietario ed è stata denunciata all'autorità giudiziaria in stato di libertà per furto aggravato. Fittavano case vacanze inesistenti ai turisti, denunciate 7 persone. Le vittime, circa 20 turisti tra giugno e agosto, attraverso i vari annunci su noti siti come quello subito.it, sono stati raggirate con la promessa di locazioni di stupende villette o appartamenti, risultati poi in seguito inesistenti. Ma seguiamo i particolari nel prossimo servizio. I carabinieri della stazione di Sapri hanno chiuso il cerchio su una serie di truffe compiute tra Sapri, Villamare e Policastro nel corso di quest'estate. Le vittime, circa 20 avventori alla ricerca di case vacanze tra giugno ed agosto 2015, attraverso i vari annunci sul noto sito subito.it, sono stati raggirati con la promessa di locazione di stupende villette o appartamenti. In realtà, all'atto dell'arrivo a Sapri, risultavano tutti inesistenti. Ieri, infatti, i carabinieri della stazione di Sapri hanno definito per truffa aggravata in concorso 7 persone, tutte residenti tra Napoli, Palermo e Taranto, risultati dunque responsabili di aver messo in piedi un vero e proprio business in grado di truffare diverse migliaia di euro, grazie alle varie caparre che gli stessi richiedevano al momento della stipula dell'accordo. Adesso i giovani truffatori, tutti tra i 27 e i 39 anni, dovranno rispondere del danno materiale e morale arrecato alle varie vittime. La Regione non paga i contributi al Comune di Polla per un totale di 116.000 euro per i lavori eseguiti tramite i finanziamenti ottenuti con i bandi PSR ed il Comune si vede costretto ad anticipare i soldi di tasca propria e a derogare il principio dell'ordine dei pagamenti, tra questi anche quelli relativi agli stipendi dei mesi di novembre e di dicembre 2015. La decisione per la quale è bene sottolineare che il Comune non ha alcuna responsabilità è stata adottata con una delibera di giunta per evitare di correre il rischio di perdere i finanziamenti per le opere per le quali bisogna saldare i pagamenti entro il 15 novembre scorso. Il Comune, invitato dalla stessa Regione ad anticipare i soldi, è stato così costretto a modificare l'ordine dei pagamenti, mettendo così al primo posto quelli delle opere finanziate con i bandi PSR 2007-2013. Con immediatezza, si legge nella delibera, in deroga ai normali ordini di pagamento. L'ufficio finanziario comunale inoltre ha provveduto ad accantonare nell'ordine le somme necessarie al pagamento delle rate di mutuo in scadenza nel 2015, a seguire quelle relative al pagamento di somme a seguito di provvedimenti giudiziari e accordi transattivi di controversie. Successivamente delle competenze stipendiali di novembre e di dicembre 2015 ed infine quelle relative al pagamento delle utenze e delle stesse spese fisse obbligatorie. Ci trasferiamo a Teggiano, il Comune concede la possibilità di rateizzare il pagamento dei tributi comunali, si va da un minimo di 4 ad un massimo di 24 rate mensili il servizio. L'amministrazione comunale interviene sulla possibilità di rateizzare i tributi dovuti al comune. Abbiamo deciso con tutta l'amministrazione, ha spiegato il sindaco Rocco Cimino, di dare ai cittadini la possibilità di chiedere la rateazione del pagamento di somme dovute a titolo tributario, alla luce del momento di crisi economica che stiamo vivendo. La decisione è stata presa con una delibera di giunta per venire incontro alle richieste di rateazione di pagamento di somme dovute al comune di Teggiano a titolo tributario, in particolar modo negli ultimi 2 anni. La rateizzazione riguarda debiti tributari derivanti da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, da ingiunzioni fiscali ed iscrizioni in ruolo con riscossione coattiva, siano essi relativi a più annualità o che ne comprendano una sola, ma che cumuli comunque tutti i debiti ascritti al contribuente.
La dilazione del pagamento potrà essere concessa per un periodo non superiore a 2 anni ed è ammessa solo per motivi di momentanea difficoltà economico-finanziaria. Inoltre saranno applicati gli interessi di mora al tasso legale annualmente previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per debiti superiori ai 10.329,14 euro, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di una polizza fideiussoria. Il numero di rate sarà determinato in base all'ammontare del debito e si va da un minimo di 4 ad un massimo di 24 rate mensili. Il gruppo consiliare È Libera di Atena Lucana, tramite un comunicato stampa, risponde alle dichiarazioni che il primo cittadino Pasquale Iuzzolino ha rilasciato sulla vicenda dell'impianto di depurazione in località Maglianello. Il gruppo consiliare, infatti, lo scorso 13 novembre aveva protocollato una comunicazione all'ente comunale sulla base di segnalazione di cittadini riguardante le condizioni in cui versano i canali a valle del depuratore. In dettaglio, spiegano i consiglieri, abbiamo chiesto al sindaco quali provvedimenti erano stati adottati in merito alla situazione venutasi a creare nei terreni circostanti l'impianto, dove ristagnano acque putride presumibilmente provenienti dai suoi scoli. Rimarchiamo presumibilmente, poiché non avevamo notizie certe, per questo interpellavamo il sindaco, da cui ci si aspettava di sapere per vie formali come la buona prassi nell'agire amministrativo suggeriscono quale fosse la situazione. Ci troviamo, sottolineano i consiglieri del comunicato stampa, dopo pochi giorni a scoprire che addirittura il sindaco, in un'intervista rilasciata all'emittente Cosmos TV, taccia i consiglieri comunali del gruppo consiliare È Libera di scarso coraggio, poiché non avrebbero denunciato qualche opificio a valle del depuratore che scarica abusivamente. Ma noi abbiamo preso in considerazione proprio la parte dell'intervista del sindaco Iuzzolino che vi proponiamo subito. Il fatto denunziato dal gruppo, dei gruppi di opposizione, evidentemente non conoscono bene il territorio, perché se non hanno il coraggio di denunziare qualche opificio a monte del depuratore che scarica abusivamente, questa non è certamente colpa nostra. È chiaro che in seguito a questa denuncia io ho già mandato il comando vigile con l'ufficio tecnico a prendere visione di quello che è successo, ma al di fuori del depuratore. Quindi bisogna vedere se c'è qualcosa a monte che l'opposizione non ha avuto il coraggio, qualche ufficio che non ha avuto il coraggio di denunciare. Lo faremo noi, se questo è avvenuto lo faremo noi. Continua il comunicato. A questo proposito vogliamo precisare che, contrariamente a quanto lui afferma, noi non siamo a conoscenza di sversamenti da parte di opifici, né tantomeno intendiamo coprire qualcuno, altrimenti ci saremo astenuti dal segnalare i fatti. Se il sindaco è sicuro di quello che dice, allora che vada avanti e, come suo dovere, denunci tempestivamente i fatti senza perdere ancora colpevolmente tempo. Il sindaco, infatti, è il responsabile della salute dei cittadini, per cui, se conoscendo ha omesso di denunciare i fatti, ha commesso omissione gravissima, continua quindi il comunicato. Poiché nella stessa intervista, continua il sindaco, afferma che l'ARPAC ha accertato tramite l'analisi che l'acqua è pura e limpida. Con successiva richiesta abbiamo chiesto di visionare ad Oras tale documentazione, ma ascoltiamo anche questa parte dell'intervista. Il nostro depuratore è uno dei tecnologicamente più avanzati del centro-sud. Proprio la settimana scorsa abbiamo fatto un'ispezione congiunta con l'ARPAC, dove abbiamo fatto anche l'analisi delle acque, sono purissime. Il nostro depuratore funziona alla perfezione, quindi dico ai cittadini di stare tranquilli, lo possono verificare. Abbiamo fatto dei lavori di canalizzazione per spostare nei palloni consortili i residui, ma sono puri, è acqua limpida che esce dal nostro depuratore. Ci spiace, e concludono i consiglieri del gruppo È Libera, che ancora una volta una nostra azione tesa al beneficio della nostra comunità sia stata interpretata dal sindaco come una speculazione politica di basso rango. Se fosse stato quello l'obiettivo, avremmo proceduto diversamente, non certo con una discreta e silenziosa comunicazione. Occupiamoci ora dell'ospedale di Polla. Il tetto degli orari dei medici mette in crisi i reparti, ridotte da 3 ad 1 le sedute operatorie settimanali. Il servizio.
L'entrata in vigore della direttiva europea che dice basta agli orari non stop dei medici negli ospedali sta avendo, come prevedibile, delle ripercussioni anche sull'ospedale Luigi Curto di Polla. Ripercussioni che sono state amplificate anche a causa della ormai atavica carenza di personale medico, che rende già la vita particolarmente difficile a medici e paramedici che lavorano nel nosocomio pollese. In ospedale si respira un clima di sfiducia e rassegnazione da parte della maggioranza degli operatori sanitari. A risentire del tetto imposto agli orari di lavoro sono stati tutti i reparti, come ad esempio il caso della chirurgia, dove da 3 sedute operatori settimanali si è stati costretti a passare quasi sempre ad una sola seduta operatoria, con una drastica riduzione del numero di interventi e di fatto vengono trattate quasi soltanto le urgenze chirurgiche. La carenza dei medici mette a dura prova la continuità assistenziale ovunque, perché con i reparti sotto organico e con un numero di ore lavorative che non può sforare il tetto previsto dalla direttiva europea, diventa difficile garantire una copertura continua. Basti pensare che ci sono situazioni di reparto dove di turno c'è un solo medico e nello stesso tempo potrebbe trovarsi a fronteggiare le visite in reparto, una consulenza al pronto soccorso e magari qualche consulenza in altri reparti. Il primo risultato che si avrà con questa situazione è l'accorpamento dei reparti ed in questo modo ci sarà una cospicua perdita di posti letto, oltre che di competenze specialistiche. Il capo della Polizia, Alessandro Panza, ha presentato a Roma il calendario della Polizia di Stato 2016 realizzato con gli scatti del fotografo vincitore del World Press Photo 2015 Massimo Sestini. Durante l'evento, a cui hanno preso parte i vertici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sono stati svelati i 12 migliori scatti realizzati da Sestini, fotografie che rappresentano l'operatività della Polizia di Stato. Sestini, con le sue fotografie, ha immortalato da una originale prospettiva lo Zenit, il punto più in alto perpendicolare dell'osservatore. La realizzazione del calendario della Polizia di Stato ha trovato anche quest'anno la partnership di UNICEF, grazie alla quale il ricavato dalla vendita è stato devoluto al comitato italiano UNICEF Onlus per sostenere il progetto Sud Sudan, protezione per i bambini vittime dell'emergenza umanitaria, al fine di garantire protezione e istruzione di base ai bambini sfollati. Ma vediamo il backstage del calendario 2016 della Polizia di Stato. Dodici grandi foto che possano togliere il fiato a chi le guarda. Zenitale vuol dire una fotografia in pianta ortogonale, quindi non hai parametri di inclinazione, sei obbligato da quel punto di vista e quindi la creatività non ha spazio di muoversi più di tanto. Però tutto quello che vedi da quel punto di vista, se riesci a combinarlo bene, è talmente diverso da quello che vedi da ogni altro punto di vista che è capace di sorprendere. Un occhio dall'alto, un occhio privilegiato che è stato quello di Massimo Sestini. Il bilancio di questa esperienza com'è stato? Bello, interessante, abbiamo conosciuto un grande professionista, ci ha dato qualche grattacapo, si sporgeva, si chiedeva delle cose particolari, abbiamo cercato di assecondarlo in tutto, riparendo nella sicurezza. Com'è il vostro rapporto con i colleghi a terra? Forniamo un supporto molto importante ed essenziale per qualsiasi tipo di attività, si parte dall'ordine pubblico, supporto stradale, immagini direttamente nelle sale operative delle questure. In questi ultimi mesi ho vissuto molto i piloti degli elicotteri, i dirigenti dei reparti volo, gli specialisti, perché il calendario è fatto all'80% dal cielo, ma anche nel personale di qualsiasi altra specialità o di qualsiasi altra tipologia ho trovato persone che fanno un mestiere perché hanno un movente interiore particolare, il senso del dovere. We'll be right back.
Domani, giovedì 3 dicembre alle 10.30, presso la Certosa di San Lorenzo a Padula, si terrà l'incontro dal titolo Toccare e vedere la scultura in legno nell'ambito della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Il servizio. Domani, giovedì 3 dicembre, alle ore 10.30, presso la Certosa di San Lorenzo a Padula, si terrà l'incontro dal titolo Toccare e vedere la scultura in legno, nell'ambito della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, organizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Polo Museale della Campania. L'appuntamento annuale offre l'occasione per promuovere in tutti gli ambiti sociali il dialogo sul diritto degli individui ad una partecipazione piena e attiva alla vita lavorativa e culturale. Questo costituisce un appuntamento rilevante per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della pari dignità e sulla necessità di abbattere ogni tipo di barriera per porre in essere i cambiamenti necessari al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità. L'appuntamento alla Certosa di San Lorenzo vuole essere un primo incontro nell'ottica di una stretta collaborazione con il Consiglio regionale UICI Campania, Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, e con la sede provinciale di Salerno, per consentire una più completa fruizione di opere d'arte e monumenti. In questo incontro verrà offerta al pubblico non vedente e ipovedente la possibilità di toccare e vedere le sculture in legno del pregevole portone della chiesa della Certosa, una delle rare testimonianze trecentesche ancora presenti nel monumento. E adesso la linea a meteo per conoscere la situazione per domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Cielo poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ovest-sud-ovest con intensità di 13 km orari. Non ci sono aggiornamenti né altri servizi, ci avviciniamo alla chiusura, però vi ricordo i contatti, quelli telefonici, allo 0975 520166, info@cosmostv.it invece per le vostre email. Vi ricordo inoltre il nostro segnale in streaming su internet del nostro palinsesto all'indirizzo www.cosmostv.it. Bene, nell'augurarvi buona serata vi ricordo inoltre che il TG, quello flash, ritornerà per voi domani con la sua informazione alle ore 14. Buona serata e buona visione dei nostri programmi, quelli di Cosmos TV.